Bene, buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento di Adam Smith Society, anche questa volta con il patrocinio di Arca, che ringraziamo molto per permettere sempre questi eventi. Il titolo questa volta prende spunto da una famosa frase di Milton Friedman, "The business of business is business", che in inglese viene particolarmente bene, ma che da noi, insomma, è un po' più prosaica. L'oggetto del mondo degli affari è fare affari. In italiano viene molto peggio. Però "The business of business is business", è di facile traduzione per tutti. Perché abbiamo pensato di parlare di questo tema? Beh, abbiamo pensato di parlare di questo tema, tanto per cominciare, perché sta cambiando il mondo molto velocemente e non solo sta cambiando dal punto di vista di quello che è l'atteggiamento che si ha da parte delle imprese stesse, rispetto a quello che è lo scopo dell'attività di impresa. Ma naturalmente ci si mette anche il legislatore, e quindi il legislatore, nel nostro caso il legislatore europeo, sta producendo raccomandazioni, direttive e regolamenti su cosa deve poter fare e qual è lo scopo dell'attività di impresa, che potrebbero impattare in modo sensibile e, diciamo, quasi epocale rispetto al passato, il modo con il quale si conduce un'impresa. In modo epocale perché è vero che noi abbiamo passato nel secolo scorso delle fasi in cui l'intervento statale era molto pervasivo. Ma era molto pervasivo dal punto di vista in genere macroeconomico di proprietà dell'impresa, e quindi le imprese di proprietà dello Stato, parlando dell'Italia, molto spesso erano enti pubblici economici che avevano non come scopo il profitto, ma l'equilibrio dell'attività economica, che poi raramente si verificava. Però l'impresa, la società per azioni, adesso ci focalizziamo un po' sull'Italia, ma perché così diamo semplicemente riferimenti facilmente percepibili da tutti. L'impresa aveva i suoi obblighi che nel corso degli anni sono aumentati, obblighi dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, obblighi dal punto di vista dei contratti con i lavoratori, obblighi nei confronti dei consumatori, obblighi di trasparenza nei confronti dei mercati finanziari. Quindi si continuava naturalmente a, non utilizzo il termine gravare che ha un'accezione negativa, ma come dire, a infliggere anche peggio, ma diciamo a raccomandare alle imprese oppure ad obbligare le imprese a certi comportamenti, però quello che rimaneva intonso è che la società era un contratto tra due o più soggetti per esercitare l'attività di impresa a scopo di lucro. Questo potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare già oggi in modo non esattamente sistematico né coerente. Le tematiche cosiddette ESG sono molto presenti e questo sembra una marcia inarrestabile. Fortunatamente non c'è niente nella storia, ma insomma, nel medio periodo qualcosa che è destinata a farci compagnia. E quindi ne abbiamo voluto parlare un po' tutti insieme, mettiamola così. Quindi questa sera abbiamo con noi Franco De Benedetti, che è presidente dell'Istituto Bruno Leoni, è stato anche senatore della Repubblica, imprenditore, dirigente per tanti anni e in più
recentemente scritto un libro, Fare profitti, gli daremo la parola e così ci dirà perché secondo lui è ancora sano fare profitti, ancora il business of business is business. Eric Ezechieli, che è co-founder di Nativa, società che, come dire, è diventata nota agli onori della cronaca di molti, Ugo Loser, che è l'amministratore delegato di Arca Fondi, SGR, quindi c'ha l'occhio dell'investitore, Stefano Micossi, nostro, come dire, frequentatore, del SISE, dell'Adam Smith Society, direttore generale di Assonime, che viene a prendere, non so se una boccata d'aria fresca, ma una boccata d'aria diversa rispetto alle sue usuali frequentazioni socialiste. Dopodiché abbiamo Maria Perdicchi, presidente di Nel Community, che voi sapete è l'associazione degli amministratori non esecutivi, e lei stessa è amministratore indipendente in società molto sia bancarie, che sia quindi il mercato finanziario bancario che mercato, come dire, servizi manifatturiero molto importanti, ed è stata per molti anni amministratore delegato di Standard & Poor's Italia, quindi giudicando come dire, sia le imprese che gli stati sovrani. E poi abbiamo Marco Venturuzzo, che è ordinario di diritto commerciale all'Università Bocconi, anche direttore del dipartimento, e ha sempre concentrato la sua attività di studio e di ricerca sui meccanismi di governance, non solo su quello, ma insomma una parte importante è sui meccanismi di governance della società e sui meccanismi di governance dei mercati finanziari. Quindi abbiamo varie professionalità presenti. E penso e credo che il dibattito che ne seguirà sarà, se è possibile, come dire, quanto di più completo ci possa essere su un tema di questo genere. Non voglio farvi perdere tempo, perché siamo un gruppo con cose da dire, poi sarà possibile anche, come sempre succede, ormai siamo abituati con questi webinar a poter fare delle domande sulla chat del nostro webinar, e lascerei perciò la parola a Franco De Benedetti, ringraziandolo di essere intervenuto e spiegandoci perché secondo lui il maledetto vizio del business è di continuare a fare business. Grazie. Grazie Alessandro. Dunque, questo libro effettivamente parte tra l'altro c'era anche un'occasione che è stata, sono i 50 anni da quando nel 1970 Milton Friedman sulla New York Review of Books pubblicò un articolo che testò molto. Molto, fece molto discutere allora e fece ancora, fa discutere ancora adesso, nel 50° anniversario, il blog ProMarket di Luigi Zingales ha mandato una decina di commenti, alcuni favorevoli, altri contrari, a questo testo, che tra l'altro non è tanto noto come Business of Business, che è più, ma è piuttosto noto, there is one and only one social responsibility, c'è una responsabilità e una sola responsabilità ed è quella di fare profitti a lungo termine per gli azionisti. Con un'aggiunta che a volte si tende a dimenticare, ma che invece è essenziale, no, non si tende, che a volte i commentatori diciamo che non concordano tendono a dimenticarla, mentre invece è essenziale. E dice, naturalmente, facendo engaging in fair competition, cioè nella concorrenza, e secondo le leggi, quelle dei codici e quelli embedded
nella Ethical Customs. E per questo io ho ritenuto di ricordare questo nel mio libro, che ha come titolo Fare profitti, e ha come sottotitolo titolo Etica dell'impresa. In quanto questo è non come vincolo, ma quanto è veramente la sua etica. Cioè, chi è che fa soldi in una società? Lo Stato non fa soldi, lo Stato li prende i soldi. In Italia uno ogni due. Le società capitaliste hanno delegato alle imprese il compito di produrre ricchezza. Quindi questo è il loro compito, verso la società. Naturalmente tutto quello che si vuole. Io ho presentato il libro al Festival dell'Economia di Trento, che si intitolava Ritorno dello Stato. E mi ha fatto venire in mente che è l'occasione per ricordare che 5 anni fa io ho scritto un libro per l'uscita dello Stato, in qualche modo, ricordando che è stata una breve parentesi nella nostra storia in cui lo Stato effettivamente l'abbiamo fatto uscire da tante cose. E questo libro si intitolava Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, e aveva come sottotitolo L'insana idea della politica industriale. Io credo, tu prima dicevi del fatto che a Trento, quando si parlava del ritorno dello Stato, si intendeva proprio il ritorno in forza dello Stato, cioè le autostrade, l'Ilva, eccetera, eccetera. Tu invece, mi sembra che tu volevi forse parlare di più di quello che è l'argomento della una delle tue ultime lettere, mi sembra, o articoli, quello che è sulla 321, in generale sulle regolamentazioni sempre più invasive sullo scopo del fare impresa, nel senso che puoi avere anche delle regolamentazioni invasive, ma rimane saldo il fatto che all'interno di queste regolamentazioni il tuo scopo è uno, quello che dici tu. Però se andiamo fuori dall'Italia, andiamo in Europa, ricordiamoci quello che ha detto la Ursula von der Leyen nel discorso di insediamento: il mio scopo è di fare dell'Europa un regulatory superpower. E il guaio è che ci sta riuscendo. E dalla parte dell'Europa, soprattutto per quello che riguarda il mondo dei dati, il mondo digitale, stanno arrivando delle restrizioni preoccupanti nella loro estensione, nella loro dimensione orizzontale e verticale. Tu nominavi prima, ma magari forse ci si arriva dopo, hai nominato gli ESG. Gli ESG sono, non mi riferisco tanto agli ESG in questa cosa. Secondo me bisogna tenere presente che un'altra cosa, questo embedded in the ethical customs. C'è nel mondo, c'è una c'è un bene, che è il bene reputazionale, che per le aziende diventa assolutamente determinante, più importante. Quando si parla di questo, che cosa ha fatto di più per il cambiamento, per la lotta al cambiamento climatico? Gli accordi di Kyoto e poi quelli di Parigi o la Greta Thunberg? Per quale motivo noi oggi vediamo, quando guardiamo la televisione, mi stupisce sempre quando guardo la televisione le pubblicità delle case di automobili. Le case di automobili continuano a produrre in grandissima maggioranza vetture a combustione interna. La Volkswagen smetterà di fare motori endotermici nel 2030, ce n'è ancora un certo numero di anni. Ma nella pubblicità non ce n'è una.
sono tutte qua, il minimo sindacale è l'ibrido, poi plugin di qui, di là, full plugin, eccetera. Scusate, sono... quindi è questo perché? Perché l'idea di una macchina che non inquina è quella a cui vanno dietro. Poi magari comprano una macchina a motore termico, però l'idea è quella. Ora questo, secondo me, e questo è alla base di... In questo sta la, il valore democratico del mercato. Cioè l'opinione della gente è quella che determina, è questo, e che giustamente Friedman ricorda col nome di ethical customs, è quello che determina, senza bisogno di leggi, ma perché oggi se qualcuno, ESG, prendiamo la, non la E, la S, cioè social, se qualcuno, se, qualche impresa, avesse un comportamento, dico una, misogino, alla Uber per quello hanno cambiato l'amministratore delegato. Non è che avesse fatto dei gesti o delle battutacce di mano o di lingua, ma comunque l'hanno mandato via perché aveva il clima aziendale era troppo maschilista, via. Ora questo secondo me è la grande, il grande senso democratico del capitalismo. E vabbè, magari poi se parlate voi rispondiamo qui io meglio. Grazie. Grazie Franco. Adesso io passerei la parola ad Eric Zecchieri, che è stato il fondatore della prima B Corp o Benefit Corporation in Italia, che secondo me è una buona soluzione di mercato, nel senso che chi vuole dare un contenuto particolarmente, chiamiamolo ESG, ma insomma di un certo tipo, ha la possibilità di sceglierlo. Fonda una Benefit Corporation, una B Corp, che è un'invenzione che tutto sommato anche nella fatica che ha la giurisprudenza, la legislazione di delinearne bene i contorni, però dà quella libertà di scelta per la quale chi vuole in un certo modo nel proprio agire di impresa tenere conto di altre cose lo può fare, e chi invece vuole, diciamo, semplicemente rispettare la marea normativa che lo circonda può limitarsi a rispettare la marea normativa che lo circonda. Quindi gli do con piacere la parola perché insomma può aggiungere alla teoria anche una solida pratica, mettiamola così. Sì, intanto grazie di questo invito. Mi sentite bene? Faccio un check. Ok. E innanzitutto mi sento, come dire, abbastanza a casa in questo dibattito, dialogo, perché sono io stesso un imprenditore e quindi in quanto tale mi confronto quotidianamente con la sfida del fare impresa in Italia e ancora di più con la sfida di farlo secondo principi che si sperano essere più evoluti. E una precisazione, non sono fondatore di Nativa, sono cofondatore di Nativa con un altro imprenditore, Paolo Di Cesare, senza il quale non si sarebbe fatto nulla. Quindi è sempre bene ricordare che l'impresa, più di ogni altra cosa, è uno sport di squadra ed è una comunità di persone che devono essere guidate da una visione, dagli obiettivi e crediamo sempre di più da una vocazione. E rispetto a quello che è stato detto, su una cosa sono assolutamente d'accordo, anzi ringrazio il dottor De Benedetti per avermi inviato il libro, lo sottoscrivo, è un dovere dell'impresa fare profitti, e io aggiungo come un dovere di un essere umano respirare. Cioè, ma proprio è una cosa talmente ovvia, talmente necessaria, talmente indispensabile che non la mettiamo neanche in discussione. Se io non respiro, non vivo. Se l'azienda non fa profitti, fallisce. E quello che vale la pena di pensare, su cui assolutamente dobbiamo riflettere oggi, e l'ha detto
Alessandro in apertura, che è il mondo è completamente cambiato, il mondo è radicalmente cambiato, le condizioni nelle quali si è evoluto il paradigma capitalistico attuale sono completamente diverse dalle condizioni in cui ci troviamo oggi. E queste condizioni ci lasciano spiazzati perché sono dei cambiamenti di tipo esponenziale, quindi c'è una non linearità del cambiamento, per cui tutta una serie di fenomeni che sono stati sotto traccia per decenni, ora si stanno manifestando in maniera esplosiva e dirompente. Questo lo voglio veramente sottolineare, cambiano radicalmente le regole del gioco. Quello che ha funzionato fino adesso nel condurre il nostro modello capitalista e nella nostra etica di impresa di profitto, non funzionerà nel futuro, perché sono cambiate le condizioni, è cambiato il campo da gioco. Quando Friedman ha pubblicato le proprie tesi 50 anni fa, c'erano esattamente, o anzi meno della metà degli esseri umani che ci sono sul pianeta oggi. Quindi oggi siamo intorno agli 8 miliardi, e più o meno quando poi Friedman ha pubblicato e quando sono nato io ce n'erano 3,5. Adesso ci stabilizzeremo sui 10 miliardi e abbiamo un modello economico che è andato avanti senza mai considerare i limiti di capacità del pianeta. Oggi abbiamo un'evidenza fortissima, schiacciante, e qua anche qui democraticamente ce ne stiamo rendendo conto, perché sono i consumatori che se ne rendono conto, sono i ragazzi, sono i giovani che se ne rendono conto, che ci dicono che il modello che ha funzionato fino ad ora è arrivato al proprio limite. Gli equilibri climatici sono al proprio limite, siamo di fronte a un imperativo di cambiamento di modello energetico, ma anche di modelli di produzione e consumo e di trasformazione della nostra cultura. Quindi, benissimo fare profitti, ma la domanda che oggi è imperativo porsi è: questi profitti come sono stati fatti? Se sono stati fatti senza causare danno a qualcuno o a qualcosa, senza sottrarre valore da altre parti, allora più ce n'è meglio è. Ma se invece cominciamo a misurare tutto il valore creato o distrutto da un'azienda e scopriamo che questi profitti derivano dall'aver creato danno o sottratto valore a qualcuno o a qualcosa, dall'aver degradato l'ambiente o d'aver sottratto valore e opportunità alle generazioni future, allora qua semaforo rosso. Oppure cartellino giallo e cartellino rosso. Non è più concepibile d'ora in avanti che un'azienda possa far profitto a discapito di qualcuno, di qualcosa. E qui viene il tema delle B Corp, Benefit Corporation, che sono due cose ben distinte, sono due elementi complementari di uno stesso modello. Le B Corp sono quelle aziende che misurano tutto il valore creato o distrutto e hanno degli strumenti estremamente evoluti, estremamente sofisticati, sviluppati tra l'altro, questo è estremamente interessante, il movimento B Corp è nato dalle imprese, da imprenditori finanziati da Fondazione Rockefeller. Quindi il protocollo di misura degli impatti per capire se un'azienda stia creando o distruggendo valore, sta creando più valore di quanto ne crei o ne stia prendendo più di quanto ne crei, è stato finanziato con 10 milioni di dollari circa nel 2006 da Fondazione Rockefeller, che ha dato a questi imprenditori, quindi i fondatori di B-Lab, l'organizzazione che promuove le B-Corp in tutto il mondo, il seed funding per sviluppare lo strumento che oggi consente di dire appunto se un'azienda è estrattiva, quindi prende più valore di quello che sta creando, ed è esclusiva, quindi concentra valore nelle mani di qualcuno escludendo gli altri, quindi creando anche dei social divide e tutta una serie di tensioni, oppure rigenerativa. Allora, le aziende che superano una certa soglia di performance, cioè una scala ben precisa da 0 a 200 punti, una soglia di eccellenza di 80 punti, le aziende al di sopra degli 80 punti sono eleggibili per essere B Corp certificate. Le prime B Corp che sono nate tra il 2006 e il 2010, che soddisfavano questa soglia appunto di rigenerazione, diciamo così, quindi assolutamente profittevoli, competitive sul mercato, che non chiedono sconti a nessuno, non chiedono finanziamenti a nessuno, non vogliono aiuti dello Stato, proprio aziende diciamo dure e pure, però con questa visione un po' più evoluta, si sono rese conto che non bastava questo, perché mancava lo status giuridico per proteggere questa missione. E da qui sono nate le società benefit, sempre per iniziativa delle aziende e degli imprenditori. Quindi non c'è stato un regolatore esterno che ha detto adesso dovete fare questo o quell'altro.
Queste prime B Corp certificate si sono messe insieme, hanno introdotto prima in Maryland nel 2010 lo status giuridico di Benefit Corporation. E queste sono aziende che hanno scritto all'oggetto sociale lo scopo di produrre valore per gli stakeholder oltre al valore per gli shareholder. Quindi è un ribaltamento di paradigma, perché fino a quel punto l'unico scopo per cui sono codificate società di capitali è quello di distribuire dividendi o maximize shareholders value a seconda di dove ci troviamo. Quello che abbiamo fatto noi di Nativa è stato riconoscere questo modello, riconoscerne veramente la genialità e la potenzialità, e quando l'abbiamo adottato nel 2012 abbiamo scritto uno statuto prendendo come riferimento lo statuto di una benefit corporation americana che si chiama, anzi californiana, si chiama Patagonia, e andiamo alla Camera di Commercio con il nostro statuto in cui scriviamo questa duplice finalità, valore per gli shareholder e per gli stakeholder, e la Camera di Commercio giustamente ci respinge lo statuto, perché secondo il codice civile non è ammissibile questo tipo di creazione di valore. E quindi da qui ci siamo attivati tra il 2014 e il 2015 per arrivare all'introduzione in Italia della legge sulle società benefit. Quindi quello che sembrava allora così veramente una scelta veramente un po' naif, un po' fantasiosa, oggi sta emergendo veramente come un modello di riferimento per il futuro. Quindi non si nega assolutamente la finalità di profitto, la si integra con una misurazione robusta del valore che viene creato, e io dico robusta e indispensabile, ma non perché ci sia un regolatore che me lo dice, perché ci sono imprenditori, e sono migliaia e migliaia in Italia, che si rendono conto che necessariamente dovremo fare così andando avanti, perché un'azienda che non comprende gli stakeholder vuol dire che non sta includendo il futuro nella propria scelta e nelle proprie strategie di business di oggi, perché prima o poi ti troverai a fare i conti con tematiche ambientali, tematiche sociali. Se tu le hai già scritte tra le tue finalità, tra il tuo modo, come tuo modus operandi, diventa naturale agire con questo mindset, no? Con questo noi chiamiamo double purpose mindset. E quindi noi oggi abbiamo alcune delle realtà tra le più veramente eccellenti, iconiche, i migliori esempi dell'imprenditoria italiana che hanno adottato questo modello. B Corp, misura degli impatti, e società benefit, modifica dello statuto, dell'oggetto, del purpose per cui l'azienda esiste. Vi faccio alcuni nomi, e so che farò torto sicuramente a qualcuno, però sono tutti pubblicati. Chiesi Farmaceutici, B Corp e Società Benefit, Illy Caffè, B Corp e Società Benefit, Davines, lo stesso. Da oggi abbiamo il primo armatore navale, che si chiama Grendi, una società di Genova che collega l'Italia con la Sardegna, che è diventata Società Benefit. Abbiamo la prima banca italiana, che è Civibank, che è diventata Società Benefit. 3 anni fa Banca d'Italia si sarebbe... avrebbe levato tutti gli scudi possibili, e invece quest'anno ha approvato lo statuto di Civibank Società Benefit. E abbiamo varie realtà a livello internazionale, e senza parlare di B Corp e Società Benefit, abbiamo realtà come Snam, che hanno scritto all'oggetto sociale, lo statuto, l'obiettivo di decarbonizzazione. Quindi sono cambiate veramente le regole del gioco, e stamattina parlando con un imprenditore, e non voglio far pubblicità uno all'altro, che ha tra l'altro un punteggio altissimo come B Corp, quindi creazione di valore ambientale e sociale, oltre che di valore economico, mi ha detto: guarda, io quando vado a parlare a una conferenza, siccome mi dico tu sei benefit, allora fai beneficenza, io dico nel 2020 ho avuto un EBITDA del 20%. Quindi questo veramente è ovviamente un episodio, ma sono aziende che stanno dimostrando di essere più resilienti, più performanti, più attrattive di talento, e che indicano una strada per il futuro. Quindi il nostro obiettivo adesso è veramente contribuire allo scale up di un modello che sta già dimostrando di funzionare e non è assolutamente in antitesi con un obiettivo di creazione di valore economico, di profitto. Mi fermo qui, poi spero, certo. Ho usato 10 minuti esatti, molto... mi piacerebbe però anche andare avanti dopo in base a... Molto esaustivo, grazie. Anzi, penso che c'era pure qualche spunto per gli altri. Adesso, sempre proseguendo con il
buon vecchio ordine alfabetico che non tradisce mai, però diciamo, toglie sempre dall'incertezza su come assegnare la parola. La assegno a Ugo, che con la L è abituato a stare nel mezzo, credo, nei dibattiti, è sempre quello che parla in mezzo agli altri, naturalmente sempre con la sua visione di investitore dei mercati finanziari. Grazie Alessandro e grazie a tutti. Ma credo che il punto da cui partire è che sicuramente il mondo è cambiato, è un mondo diverso. E noi oggi non siamo valutati nel mondo finanziario esclusivamente per il rendimento che realizziamo, ma siamo valutati nel merito di come realizziamo gli investimenti, il rendimento dei nostri investimenti e su come operiamo come aziende. Se c'è un mondo che è in qualche modo sovraregolamentato, è il nostro mondo. Credo che non esista nessuno che possa dirsi competente su tutta quella che riguarda la regolamentazione bancaria e degli investimenti, e però questa regolamentazione che cerca in qualche modo di mitigare anche alcuni degli eccessi e dare delle garanzie di quello, no? Rispetto agli episodi che sono verificati nel passato, chiaramente non arriva minimamente a impattare quella che è in qualche modo una responsabilità dell'impresa finanziaria e dell'attività di investimento, che in qualche modo oggi non può più prescindere dai criteri né ESG, ma soprattutto di sostenibilità e di correttezza sociale. E se andiamo a vedere oggi quello che è nella sostanza la nostra attività, e la nostra attività ha un vincolo chiaro in quello che è il mondo ESG e in qualche modo è una responsabilità sociale, un'etica molto molto definita. E di qualche giorno fa, credo 2 o 3 giorni fa, la notizia di cosa è successa nel consiglio di amministrazione della Exxon, che è una delle grandi società petrolifere, che si è dovuta dare dei target per quanto riguarda la decarbonizzazione al mondo, e questi target dati da un consiglio di amministrazione a uno dei colossi globali sono stati imposti da un piccolo fondo di investimento attivista, che però ha dimostrato di essere in grado di portarsi dietro tutta la comunità degli investitori. E quindi se un colosso come Exxon, che vale decine e decine di miliardi in borsa, alla fine soccombe a un piccolo fondo di investimento che è addirittura più piccolo di noi, cioè questo dimostra quanto oggi il business of business non è solo il business. Il tema ambientale, il tema sociale e il tema di come in qualche modo vengono gestiti i rapporti all'interno dell'azienda e quindi quale sia la sua governance, sono temi altrettanto importanti e, se sottovalutati, in realtà possono creare dei seri problemi a tutte le aziende. Quindi oggi la potenza dei mercati finanziari, che ha sposato al 100% una attività di investimento basata su criteri di ESG, non può essere più sottovalutata, ed è chiaro che è oggi la maggiore forza di cambiamento, molto più importante e impattante rispetto a qualsiasi tipo di regolamentazione
sulla privacy o no, sul ruolo di genere, no? O sull'attenzione all'ambiente, che qualsiasi governo può in qualche modo imporre. Quindi questa distinzione tra le aziende il cui unico obiettivo è quello di produrre ricchezza e in qualche modo un regolatore che è, diciamo, uno Stato che è deputato a redistribuire la ricchezza in qualche modo, a creare una politica industriale e a creare regolamentazione, è superato nei fatti da quello che sta avvenendo. I mercati finanziari oggi sono in grado di condizionare il comportamento delle aziende. Abbiamo parlato di Exxon, ma sapete che il primo bond verde, quindi il finanziamento dell'azienda subordinato a un comportamento, diciamo, rispettoso dell'ambiente, è stato emesso da Eni l'altro ieri. E quindi c'è una azienda privata che si lega le mani rispetto alle sue fonti di finanziamento, vincolandosi a dei target di comportamento e di emissioni. Questa cosa non si era mai verificata prima e credo che sia la vera rivoluzione. Alla no, ne abbiamo curato uno noi. Esatto. Prima di Eni. Però è chiaro che questa è una rivoluzione, è un modo nuovo in cui questa distinzione tra governo, tra Stato regolatore e industria produttore di ricchezza non c'è più, e i temi chiaramente demografici, ambientali e sociali derivanti dalla distribuzione dei redditi sono oggettivamente molto molto prevalenti. Io mi fermo qui perché questi sono i concetti fondamentali su cui riflettere, chiaramente le discuteremo magari, no, con le domande dei partecipanti. Certo, grazie Ugo. Adesso darei la parola a Stefano Micossi, direttore generale di Assonime. Assonime, come voi sapete, è l'associazione italiana che raggruppa le grandi imprese, quindi è trasversale, nel senso che ci sono imprese non settoriali, ma sono soprattutto di grandi dimensioni, molto spesso quotate in borsa, quindi insomma le prime tra le imprese del panorama industriale e finanziario italiano che avranno a che fare e che hanno già a che fare, per la verità, con questo tipo di regolamentazione. Quindi si sono già fatti bene un'idea, hanno anche pubblicato due paper che sono pubblici e disponibili, quindi possono essere fruttuosamente consultati. E con tutta questa premessa vi do la parola, ringraziandolo per essere intervenuto. Sì, mi sono guardato il libro di Franco che mi ha cortesemente mandato, in realtà ce l'avevo, ma mi ha fatto piacere riceverlo con la sua dedica. E diciamo, mi sono reso conto che il libro è molto ricco, nel senso che tutte le tesi principali sul tavolo in questa discussione, che adesso è veramente esplosa, sono pienamente rappresentate nel libro di Franco. Ci sono i favorevoli all'impresa che persegue il profitto, quelli che vorrebbero un'impresa sociale, c'è Colin Meyer, c'è, come si chiama, quella cattivissima, Lynn Scott, non mi ricordo, che invece Stout, mi sembra, sì, una cosa, Stout. La peggiore è la moglie di Piketty, la moglie di Piketty, già Piketty lui. Si suscita qualche ansia, ma la moglie è peggio. Bene, però non credo che veniamo a capo di questa discussione se non le diamo una dimensione concreta. Questa questione non si può risolvere con le argomentazioni logiche, ma deve trovare una dimensione concreta nei comportamenti. Ora, che ci sia
diciamo, noi viviamo in un continente non, come dire, che non se la sta cavando benissimo nella performance competitiva. I nostri mercati sono ancora occupati da campioni nazionali protetti, ci sono molti monopoli. Franco illustra benissimo la ragione per cui in un sistema in cui esistono grandi monopolisti, questi hanno forti incentivi a scambiare col settore pubblico protezione con spargimento di melassa su cose che premono ai gruppi di interesse che hanno espressione politica più significativa nei parlamenti e nei governi. E tutto questo è sicuramente parte del quadro. La cosa che dobbiamo anche riconoscere è che usciamo da un periodo molto lungo in cui la globalizzazione ha prodotto fenomeni di ipersfruttamento dell'ambiente, dei mercati, delle opportunità di profitto, e stiamo vivendo un'ondata di backlash favorita anche dalla pandemia. Dico tutto questo per tornare al tema del riferimento concreto. C'è una ondata che è di opinione pubblica, che è istituzionale, che è normativa ma che è anche sociale, che chiede alle imprese di assumere responsabilità nella valorizzazione dell'ambiente, nella creazione di condizioni di lavoro ordinate, in tutta una serie di obiettivi, i cambiamenti climatici, dei lavoratori, la lotta alla corruzione, la 231 è uno strumento creato per rafforzare la propensione delle imprese a contrastare con modelli organizzativi interni per combattere la corruzione. Bene, il punto essenziale è che si sta spostando il confine di quello che è legge, degli obblighi imposti alle imprese, ma nello stesso tempo si aprono degli spazi significativi per trovare risposte autonome nel mondo dell'impresa, forse per essere regolamentate di meno, a queste stesse esigenze. Quindi, a fianco dell'attività di indirizzo e controllo dei poteri pubblici, che stanno fissando nuovi obblighi di varia natura in questo campo, c'è una chiara esigenza percepita fortemente dal mondo delle imprese di una maggiore responsabilizzazione per il perseguimento di quegli obiettivi sul contesto ambientale e sociale. C'è qui una questione acutamente sentita dalle imprese, che è quella dell'equilibrio fra regolamentazione e soft law. È una questione simile a quella che 20 anni fa ci aveva investito quando si affrontava il problema dei codici di governo societario, sostanzialmente delle società quotate, che si chiamavano codici di autodisciplina. In realtà poi molte di quelle norme di autodisciplina sono diventate norme to court, ma ciò nonostante, dove ci sono su tutti i mercati dove ci sono società quotate, si sviluppano quei codici di autodisciplina. Fenomeni analoghi oggi li vediamo nei sistemi di standardizzazione che si occupavano di bilanci e adesso hanno preso ad occuparsi dell'identificazione di standard affidabili e di criteri di misurazione della sostenibilità davanti gli strumenti finanziari, le tassonomie, ma c'è di più di dietro, c'è il tentativo di cominciare a ragionare per esempio sui rischi ambientali e come bisogna tenerne conto nell'attività bancaria piuttosto che di imprese. Abbiamo visto un giudice che ha ordinato alla Shell di fare di più
rischi ambientali, e abbiamo visto una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca che va esattamente nella stessa direzione. Quindi, se parliamo di contenuto concreto, è chiaro che c'è una sfida nuova per le imprese di fronteggiare un quadro in rapida evoluzione. Io ho vissuto questa fase che adesso descrivo all'interno di qualche consiglio di amministrazione, e effettivamente, diciamo, questo vento che soffia così forte degli effetti l'ho avuto. Il punto di svolta è stata la direttiva sull'informazione non finanziaria europea, che entra in vigore nel 2018 e che introduce la responsabilità per gli amministratori nel comunicare come i temi di sostenibilità siano integrati nelle strategie aziendali. Era apparentemente un solo obbligo informativo, ma pone un obiettivo che è nuovo rispetto alla situazione precedente, che è quello di integrare questi valori vagamente definiti di sostenibilità dentro le strategie aziendali, cioè gli obiettivi dell'impresa. La direttiva degli azionisti va nella stessa direzione, imponendo alle società di definire politiche di remunerazione che contribuiscono agli interessi di lungo termine e alla sostenibilità della società. I policy maker di alcuni paesi, Regno Unito e la Francia, hanno già introdotto nel diritto societario norme volte a estendere il perimetro degli interessi di cui devono tener conto gli amministratori. L'esempio che abbiamo sentito delle benefit corporations, che non nasce in Italia, ma nasce, come ci è stato ricordato, prima di tutto nel mondo anglosassone, come quasi tutte le innovazioni in questo campo, fa parte del fenomeno dello sviluppo di discipline speciali che anticipano forme di responsabilità dell'impresa, di cui fa parte anche la 231, per esempio, come ricordavamo prima. Il codice nuovo di corporate governance è andato nella stessa direzione, perché ha introdotto fra gli obiettivi assegnati al consiglio di amministrazione la realizzazione di modelli di impresa proiettati alla creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine, che implica una maggiore capacità di tener conto di una serie di interessi non specificatamente legati all'attività d'impresa, ma che possono determinarne il successo nel contesto sociale e economico nel quale si muovono. Quindi la disciplina sostanziale si sta progressivamente modificando in un clima di grandissima incertezza, lo dico chiaro, su cosa questo voglia esattamente significare, ma nel quale, e questa è l'esperienza specifica che ho anche vissuto, il management ha cominciato a capire che bisogna sfruttare le opportunità di profitto in questi nuovi giochi che si aprono. Non è più soltanto dedicare le risorse prodotte dall'impresa a un po' di greening, a un po' di socializing, a un po' di beneficenza, questo è superficiale, ma è di modificare le strategie di business per tenere conto di questi valori. Per esempio, nel modo più semplice e negativo, in molte imprese è diventato un incubo l'idea di avere qualcuno che viene alla tua assemblea annuale con i sacchi di carbone perché tu sei un inquinatore, perché è una cosa che può distruggere il tuo mercato. In positivo, ci sono imprese, in Italia ne ha citate qualcuna Zecchiene, ma viene in mente prima di tutto l'Enel, e poi ci va dietro la Saipem e altre, che hanno fatto dello sviluppo di fonti alternative una parte integrante del successo di business. Nel nuovo mondo di sostenibilità a lungo termine, il modo come si trattano le donne, il modo come si gestisce il personale, sono parte essenziale dei nuovi modelli di relazione con i clienti improntati ai principi di customer first. Quindi
non sono in grado di dire nulla di definitivo, forse neanche nulla di particolarmente utile, ma ho voluto provare a descrivere un contesto in cui chi più chi meno, confusamente, lucidamente in qualche caso, le imprese non hanno più scelta. Devono giocare questa partita, la devono giocare con strumenti propri, perché non è più consentito non farlo. E non farlo può colpire malamente l'immagine dell'impresa e quindi la sua capacità di fare soldi, il suo successo. Quindi Franco nel libro vede queste possibilità, discute perché non dovrebbe essere, ma ho l'impressione che questa questione sia in un certo senso superata perché non abbiamo più scelta, mettiamola così. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Stefano. Beh, adesso credo che Net Community stia studiando da tempo, anche perché mai come gli amministratori non esecutivi, nessuno mai come gli amministratori non esecutivi, in particolar modo gli amministratori indipendenti, si caricano sulle spalle questo ruolo all'interno delle società, in questo caso ovviamente parliamo delle società quotate o quantomeno delle società regolamentate, mettiamola così, di portatori di queste nuove dinamiche, interessi, e regolamentazioni e attenzione nei confronti del resto dell'impresa. Quindi anche Maria Perdicchi, che ringrazio nuovamente, può darci una visione sia teorica che molto pratica. Grazie Alessandro, anch'io vorrei innanzitutto ringraziare Franco De Benedetti per il suo volume e consigliarlo a tutti i nostri ascoltatori perché è veramente ricco, ricco di spunti storici, pragmatici, di pro e contro, fra riflettere in un momento in cui i temi sono veramente cruciali. Tutti voi avete messo in evidenza l'importanza dei cambiamenti irreversibili, non c'è dubbio che la pandemia, la crisi li ha accelerati. Oggi perseguire la sostenibilità non è più una scelta, ma è necessario per restare sul mercato. Io credo che dal punto di vista di Net Community, noi stiamo molto monitorando gli effetti della pandemia sul modo di operare dei board, avremo una ricerca che presenteremo presto, ma abbiamo visto delle forti accelerazioni nelle modalità di interazione, nella focalizzazione sui temi di sostenibilità, ma anche su tanti altri aspetti che la pandemia ha certamente portato in evidenza. Io vorrei fare due o tre osservazioni che poi si collegano anche ad alcuni temi del libro. Innanzitutto io credo che, e credo di interpretare molti dei miei colleghi che operano quotidianamente, come molti di voi, nei consigli, che oggi la creazione di valore senza una strategia sostenibile sia difficilmente perseguibile, soprattutto se guardiamo a lungo termine. Poi molti discutono tra breve e lungo termine, non è detto che scelte di breve non siano compatibili anche con creazione di valore sostenibile nel lungo. Sapete, c'è un grosso dibattito su questo, però non c'è dubbio che creando valori per i shareholders oggi si deve creare valore per gli stakeholders. È anche vero che una società che finanziariamente non è solida e non crea valore per gli shareholder difficilmente farà politiche ESG, anzi probabilmente taglierà su questo fronte. Quindi io vedo veramente le due cose molto connesse: sostenibilità finanziaria, capacità nel lungo termine di creare valore per gli azionisti, ma anche di creare valore per tutti, per alcuni, non tutti, perché anche qua c'è un tema di trade-off degli stakeholders rilevanti. Però pensiamo anche che se una società non è solida finanziariamente, esce dal mercato anche se è sostenibile, o comunque soffre di crisi. Guardiamo il caso Danone: molta sostenibilità, ma incapacità di stare al passo con i risultati finanziari dei peers. Quindi io credo che dobbiamo un po' vedere le due cose nella stessa direzione, quindi lavorare per incorporare politiche di sostenibilità ben declinate per settore. Ovviamente molto il tema environmental è già stato affrontato, social un po' meno, credo che verrà il tema del social sempre di più nei consigli, ma anche di buona governance e quindi di implementazione di queste strategie.
ma non è possibile, non credo che appunto all'impresa, che dobbiamo neanche trascurare la capacità dell'impresa di restare sul mercato con i suoi concorrenti, di creare valore. Con questo ha più flessibilità di creare anche valore positivo per i dipendenti, per i clienti, per gli stakeholders in generale. Senza investimenti, senza innovazione, difficilmente lo potrà fare. E quindi credo in questo credo che siano insomma le due cose molto legate. Difficilmente oggi potremmo stare, pensate alla moda come sta cambiando, senza sostenibilità alcuni produttori saranno morti, usciranno dal mercato perché cambiano le regole e i desideri dei consumatori, c'è tutto il tema della catena di fornitura, le due cose probabilmente sempre di più saranno legate. Una seconda osservazione che vorrei fare è quella delle responsabilità dei consiglieri di amministrazione. Io non credo che dobbiamo regolamentare troppo le responsabilità, e mi sembra che Marco Venturuzzo in un suo paper che ci ha distribuito ne parli abbastanza di questo tema. Non credo nelle regole dei duties in materia di ESG, penso che ogni azienda sia fondamentalmente il prodotto di una serie di scelte che nascono anche dall'ambiente in cui opera, dalla cultura che ha, da come questa si evolve, grazie anche all'importante ruolo che attori importanti come gli investitori, come ricordava Loser, svolgono, ma anche alla pressione che viene dai consumatori, dai dipendenti e da tutti quegli importanti attori che stanno profondamente cambiando il loro modo di intendere l'apporto all'impresa, la motivazione al lavoro, le modalità di lavoro e via dicendo. Quindi credo che quindi il maggiore attenzione alla sostenibilità, all'etica, venga da un processo comunque spontaneo e da delle scelte degli imprenditori, come ricordava il collega della B Corporation, Eric, è stata una scelta degli imprenditori scegliere il modello B Corp, che se vogliamo un modello, non dico estremo, ma molto focalizzato su quello, ma altre imprese hanno scelto lo stesso, no? Di incorporare transizione energetica e altri impatti ambientali nelle loro scelte strategiche, in loro indicatori, in loro politiche di remunerazione e via dicendo. Quindi credo che questo debba essere un qualcosa che nasce dalla dialettica del board, dalla giusta contrapposizione e domanda degli investitori e degli altri stakeholders. Il purpose può aiutare, può essere una direzione, può essere un aggancio culturale, può essere una maggiore focalizzazione. Non credo che il purpose possa cambiare quella che è poi la dinamica delle scelte di breve e di medio termine su come restare nel mercato e cercare di creare valore sostenibile e quindi anche impatti positivi per la società e per gli stakeholders. Una terza osservazione che mi sembra importante, che nasce anche molto dal libro, è la crisi come opportunità. Ringrazio De Benedetti per averlo sottolineato più volte questo aspetto. Cioè noi abbiamo vissuto tante crisi e questa crisi ovviamente è una crisi molto profonda, caratterizzata anche da fattori appunto ambientali importanti e che sta rapidamente diciamo accelerando delle trasformazioni già in atto, digitali, innovazione, ma anche attenzione ai rischi, per esempio. Ecco, credo che questa crisi debba essere sfruttata nelle sue opportunità che ci dà. L'abbiamo visto per esempio nel caso del capacità di collaborazione che tante aziende hanno, capacità di trasformazione che tante aziende hanno attuato durante la pandemia, trasformando i loro prodotti, i loro servizi nella collaborazione, come nel caso dei vaccini, della condivisione della ricerca, nell'accelerazione dei temi green ambientali, pensiamo al Green Deal europeo, e anche nell'importanza, sempre maggiore attenzione che i rischi, il cambiamento climatico, ad esempio, ha nelle strategie delle aziende. Oggi è impossibile non pensare di incorporare, almeno in una grande azienda, una visione sia di rischio ma anche di opportunità relativa al cambiamento climatico. Quindi credo che in questo importante momento di discontinuità bisognerà cercare di lavorare tutti perché questa crisi diventi un momento veramente trasformativo, non si ritorni al prima, che mi sembra veramente difficile, ma si faccia veramente un po' un cambio di paradigma e si aiutino le aziende a andare verso un osare di più sul tema della sostenibilità. E abbiamo forse perso qualche occasione, come ricordava nel suo volume Franco De Benedetti, con la crisi bancaria, dove qualcosa è stato fatto, ma c'è stato un eccesso di regolamentazione che poi non ha sempre portato a un cambio nelle modalità di gestione.
delle aziende e anche del sistema finanziario, forse questo è il momento in cui invece si può fare un passo un po' più, diciamo, coraggioso, e credo che tutti noi come consiglieri dovremmo un po' anche attivarci e dare il nostro contributo in questo senso. Credo di aver usato i miei 10 minuti. Grazie Maria, puntualissima. Allora, diciamo, come in ogni discussione, alla fine, quando, come dire, gli stimoli sono massimi e le opinioni sono variegate, arrivano gli avvocati, perché mettono, c'è una bella canzone dei Dire Straits, Telegraph Road. A un certo punto uno dei motivi fa "Venkem in the lawyers", cioè arriva il telegrafo, arriva tutto lo sviluppo, eccetera, "Venkem in the lawyers", che fa, diciamo, il suggello finale di qualsiasi, come dire, sviluppo della civilizzazione. Adesso, a parte questo, non mi aspetto, come dire, un sunto di cultura e civilizzazione per il XXI secolo da parte di Marco, però Marco si è interessato molto di questi temi, e tra l'altro lo fa con un'ottica che non dimentica quel filone di analisi economica del diritto, di cui lui è un grande studioso, che naturalmente non deve essere esagerato rispetto a quello che può dare al diritto, non deve essere né esagerato né ignorato, mettiamola così. Quindi chiederei a lui di fare il punto su questo. Chiederei anche una domanda su un fenomeno che succede, che secondo me ha molto a che fare con la regolamentazione e con il diritto, e cioè, come vede lui il fatto che negli ultimi anni accade sempre più spesso che appena hanno raccolto capitali sufficienti e poi hanno trovato un compratore, le società quotate, quando possono, go private, quindi ricominciano a decidere per fatti loro, senza gente col sacco di carbone, senza... E questa è it's the end of the story, fanno business come meglio ritengono. È una scelta, come la vede lui, è una scelta anche determinata dalla legge, lo può dire anche alla fine di quello che aveva intenzione di dire, o è una scelta semplicemente, come dire, di business, che con la regolamentazione ha meno a che fare di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Grazie Marco. Grazie Alessandro, a tutti voi. No, la vedo male il fatto che escano dalla borsa, ed è chiaramente spesso un segnale preoccupante anche dal punto di vista della regolamentazione, della sua struttura, della sua pervasività e del modo in cui è applicata, così come credo che si dovrebbe riflettere forse un pochino di più sulla ragione per cui un numero non trascurabile di nostre società quotate ha deciso di spostarsi in Olanda. Ma comincio però con una provocazione, e questo vorrebbe un pochino essere il mio ruolo, che è ancora più tale in questo covo di liberisti. Se davvero vogliamo essere seri sulla ESG, la migliore misura sono imposte, applicate in modo efficace da governi competenti e onesti che facciano un buon uso del gettito fiscale, o almeno regole chiare e precise, auspicabilmente coordinate a livello internazionale, su che cosa si può o non si può fare. Se scendiamo su un piano più serio e quindi più moderato, dico subito che a titolo personale e quindi in qualche modo anche politico, condivido l'opportunità che le imprese si facciano carico di certi temi, che perseguono condotte socialmente responsabili e attente oltre ciò che la legge consente e proibisce. Questo non solo per la ragione ovvia e un po' cinica che è già stata ripetutamente illustrata, che questo può essere good business e può essere e
e per il fatto niente affatto ovvio da un punto di vista sociologico, economico, storico, che lo richiede il mercato, lo richiedono gli investitori, lo richiede in senso lato, insomma, un po' la polis, per ragioni che sarebbe lungo e forse interessante o forse no, se fatto da me, indagare. Ma aggiungo anche, senza ritrosie nell'usare un parolone, anche per ragioni morali, ma come tali non legiferabili, io credo. Benissimo se alcune società vogliono segnalare con maggiore forza questa attenzione adottando lo strumento della B Corporation o altri strumenti. Io stesso nel mio piccolo ho assistito diverse che lo hanno fatto. Mi stanno anche bene regole che impongono con una certa ragionevolezza di fornire informazioni circa l'impatto ESG, o anche che richiedono di esplicitare, aggiungerei, se e in che modo il management è compensato in funzione di obiettivi in questa area. Sono tutte materie nuove, delicate, con grosse difficoltà tecniche, che si prestano, diciamo la verità, soprattutto la parte della non financial disclosure, a pericolose manipolazioni, ma ci si può ragionare e ci si deve ragionare. Quello che invece mi lascia perplesso è la tendenza a attribuire una sorta di valore salvifico a formule che vengano introdotte su base volontaria e ancor peggio su base imperativa o sostanzialmente tali, circa la nozione del corporate purpose, delle finalità dell'impresa e dei suoi organi di governo, richiamando appunto il fatto che devono tener conto di questi interessi diffusi. È chiaramente un movimento, quella che Franco De Benedetti, tra le altre cose, ricorda come un po' una delle tesi, anzi la tesi di Colin Meyer, ed è un movimento di cui ovviamente è cugina, ad esempio, la formulazione del codice di corporate governance, una formula che, diciamo, non è che io adesso voglio criticarla, ci sta, è ragionevole, non siamo ipocriti, bisogna anche dare qualche concessione appunto a movimenti di opinione, però allo stesso tempo credo che si debba essere consapevoli dei limiti e del significato di formule di questo tipo. Non voglio liquidare come irrilevante una tendenza che certamente per alcuni aspetti è epocale, che suggerisce un cambiamento di paradigma importante, e così come lo diceva anche Maria Pierdichi, ma tutti lo hanno detto espressamente e implicitamente, che queste formule possono avere un impatto culturale che può, e ci tornerò fra un secondo, percolare anche nella proprio interpretazione e definizione di norme, diciamo, un po' in bianco, come ad esempio quelle sulla diligenza degli amministratori. Però del fatto che il buon amministratore, il buon imprenditore debba tener conto, possa e debba tener conto, perché c'è anche il possa che non va dimenticato, di stakeholder diversi, diciamo oggi, ma questo francamente, insomma, sempre senza voler minimizzare, lo dicevano i mercanti del 400, lo diceva Cicerone, cioè io credo si debba fare attenzione, con tutto il rispetto, a non confondere il diritto almeno con il marketing, con l'investor relations, con una serie di attività importanti. Il problema non è dire che si deve tenere conto di questi interessi nel breve, nel lungo, nel medio, tutto quello che volete, ma pesarli, quanto l'uno e quanto l'altro, che è anche il nucleo del potere e della responsabilità degli amministratori. Agli amministratori non può essere tolta la discrezionalità nell'ambito di quello che è lecito, che non va in aperta contraddizione con una norma di legge assistita da una sanzione, di pesare questi interessi in modo diverso. Che poi decidano di, in ragione di varie esigenze, dare più peso ad alcuni che ad altri in modo trasparente, benissimo, ma questa discrezionalità, questo spazio vuoto deve restare. E quindi io temo che le formule a cui facciamo riferimento, anche qui sono un po' provocatorio naturalmente, ma rischiano di essere alternativamente o inutili o poco utili quantomeno, e mi permetto di dire meglio così, oppure pericolose. Non davvero, il tempo non lo consente nemmeno, ci sarebbe molto
da dire su questo fronte. Ma sul, sul primo si potrebbero fare tanti esempi un po' intuibili. Dico solo una cosa, l'articolo 172 del Companies Act inglese, che in fondo prevede proprio quello, no? In modo vincolante, ha, io credo saggiamente, almeno sinora, ha visto pochissime applicazioni giurisprudenziali. C'è forse un caso o due in cui viene richiamato, ma si sono tenuti ben lontani, sino ad ora, almeno i giudici inglesi, dal vederlo come una possibile fonte di responsabilità, come una norma davvero con i denti. D'altro lato, anche questo è stato accennato, questi diversi stakeholder, anche qui per non essere ipocriti, hanno tra di loro degli interessi contrapposti. Le risorse vanno se vanno date a uno, vanno tolte all'altro. Il concorrente, il fornitore, i clienti e il profitto dell'impresa, in qualche misura, è una sottrazione di benessere a qualcun altro. Non bisogna essere ipocriti ai clienti perché gli riesco a far pagare un prezzo più alto di quello che è il mio costo. Allora, anche qui scusate la provocazione, però la logica estrema di questi ragionamenti è che venga fissato un tasso di profitto eticamente accettabile per legge e tutto ciò che eccede quel tasso di profitto deve essere in qualche modo distribuito. Dicevo anche pericolose, la direttiva, la proposta di direttiva dell'Unione Europea che ha citato Stefano Micossi è una proposta, a mio avviso, oltretutto al di là di ogni considerazione di sistema, scritta proprio male dal punto di vista giuridico. È vero che nasce in Parlamento, quindi nasce più da istanze politiche che tecniche, ma prevede una norma di responsabilità potenzialmente estremamente ampia, estremamente vaga, se poi combinata con le regole sulla giurisdizione, che può davvero rendere l'Europa una sorta di foro di elezione per anche potenzialmente class actions francamente un po' pretestuose. Ma il tempo che avevo è praticamente finito, quindi anziché piccoli ulteriori ritocchi tecnici dico solo due cose davvero generali. La prima, insomma, non dimentichiamo che molte di queste cose, la tutela dell'ambiente, il benessere della collettività e così via, sono beni pubblici o beni quasi pubblici, beni che i privati quindi molto difficilmente hanno gli incentivi per poter produrre in modo efficiente. E qui c'è un po' un paradosso, accanto al ritorno dello Stato c'è anche quasi un fenomeno delega dello Stato, della politica a prendersi cura di questi aspetti alle imprese private. Un fenomeno che può avere degli aspetti pericolosi. Non a caso, anche qui un po' maliziosamente, tra i più forti sostenitori di alcuni di questi movimenti non c'è, insomma, Amnesty International, che pure per alcuni aspetti richiama, ma c'è la Business Roundtable. E quindi, davvero per chiudere, forse the business of business is not only business, ma questo in fondo è sempre stato così, ma nemmeno, io credo, ci possiamo davvero attendere, forse sono pessimista, forse i giuristi lo sono, che quello del business sia l'obiettivo delle magnifiche sorti progressive dell'umanità. Insomma, per usare un'altra formula, oggi un po' meno di moda, attenzione a che l'impresa e la società non passi da un nexus of contracts a un nexus of duties, perché credo che questa sia una mentalità un po' pericolosa. Grazie. Bene, grazie Marco. Diciamo, in realtà in questo covo di liberisti tu sei stato il più libertario di tutti, quindi bene. Allora io adesso a questo punto, domande ce n'è solo una, diciamo un po' tecnica, poi la vedono. È previsto un piccolo commento o no? Sì, no, certo, stavo dicendo, di domande ce n'è solo una un po' tecnica, poi magari facciamo rispondere o a Erico o a Marco, che è un nostro, diciamo, non so, ascoltatore, non so come si chiamano quelli che attendono ai webinar, credo ascoltatore possa andare bene. Il contrario dei disturbatori d'assemblea, i passi per diciamo,
necessari se si vuole diventare una società benefit? Una domanda legittimissima, un po' tecnica. Io adesso vorrei dire a Franco De Benedetti, dopo aver incassato lodi sperticate al suo libro, di cui io sono molto contento perché, diciamo, la prima volta che ha parlato del libro è venuto a casa mia con una borsa, ma una borsa enorme, e si è portato via tutti i miei libri in tema di corporate governance, che ha restituito in parte, ma sono contento che arricchiscano la tua biblioteca. Quindi appunto sono molto contento del libro di Franco. Però appunto lasciare a lui la parola per un commento a valle di tutto quello che c'è stato. E poi facciamo un ultimo giro veloce in cui, anzi, inviterei i nostri panelist a fare anche un po' di commenti incrociati su quello che hanno sentito, proprio perché questi webinar hanno anche lo scopo di dibattere un po' tra coloro i quali sono invitati. Adesso lascio la parola a Franco. Grazie. Non so se ci si... Vorrei richiamare l'attenzione su un fatto. La quantità di investimenti e di beni stranded costs che verranno azzerati. Pensiamo solo a tutte le fabbriche di automobili. Tutti i loro investimenti, tutte le macchine che ci sono in una fabbrica di automobili non valgono più niente. Quanto vale la Aramco oggi? Quanti sono gli impianti a carbone che andranno smantellati? Ora, questo è quella, e naturalmente sostituite da altri investimenti. Questa è la più gigantesca manovra keynesiana che uno potesse, che si potesse immaginare. Ora, questo non è che viene gratis, qualcuno lo pagherà la gente, con debiti che verranno pagati dalle future generazioni. Se la gente accetta questo, vuol dire che è convinta, perché se non fosse convinta, manda a casa i governi che lo fanno. Invece sono... Questo è il punto fondamentale. I governi fanno quello che la gente vuole, se no la gente li manda a casa. E i giudici che erano stati richiamati, i giudici tedeschi o altro, e non ci sarebbero giudici come quelli che hanno gli inglesi, che hanno condannato la Royal Dutch Shell, hanno fatto una sentenza piuttosto innovativa, si direbbe, tenendo responsabile la Shell non solo delle proprie cose, se ho ben capito, ma anche di quello che hanno fatto i suoi clienti, che insomma è andare abbastanza. Quello che non ho sentito dire questa sera e che vorrei richiamare è che questo non è nuovo. Il pastore, il reverendo Wesley, prima della rivoluzione, della guerra civile americana, diceva ai propri fedeli, che non mi ricordo più se erano anabattisti o quello che erano, di non finanziare più delle aziende che praticavano la schiavitù, che vivevano sullo schiavismo. E da allora c'è il proverbio: put your money where your mouth is. E così è, non è una novità, è sempre stato così, è così da secoli. È così, certamente, se vogliamo, i sin stocks, da quando c'è l'affare dei sin stocks, per cui chi fabbrica armi, pornografie, gioco d'azzardo, alcol e le sigarette. Io lo so perché io facevo macchine che impacchettavano sigarette, quindi so che cosa ha voluto dire come cambiamento di mercato. Chi è che faceva quello? Oggi l'industria finanziaria consente praticamente tutto, consente a un cattolico di farsi un portafoglio in cui non ci siano aziende che distribuiscono profilattici in Africa. Ma andando poco più indietro, in Austria sarebbe un po' limitato lo scopo.
come, quando si... L'Austria sarebbe un po' limitato come scopo. Sì, esatto, no, volevo dire in Africa. Andando poco più indietro, durante la guerra del Vietnam, la gente ha... molti hanno disinvestito dalla Dow Chemical e dalla Monsanto che fabbricavano l'Agent Orange, con il quale gli americani prima defogliavano le foreste del Vietnam e poi sparavano ai Vietcong che uscivano. Quindi questa cosa è, gli esempi si possono dire: la Nike stava per fallire perché si erano accorti che i palloni con cui giocavano i bambini americani erano cuciti da bambini in Bangladesh in condizioni di quasi schiavitù. E vale anche il contrario, perché questo è anche come sempre, il mercato che dà i prezzi alle cose sa valutare e dà, è un'opportunità. La Lipton, il più grande venditore di tè, ha fatto un progetto di, non mi dilungo, giocando su questo, e questo ne ha consentito di aumentare la sua quota di mercato. Ora, questo è il mercato. Ecco, quello che è impressionante è la rapidità. Questo veramente è impressionante. In quanto tempo ci è andato? Io dico, prima dicevo a Greta, tanto per dire un esempio di che cosa, di quello che ha, secondo me, in un modo, evidentemente non è stata la sola, anche lei ha colto un momento che è diventato, sì, non riesco a trovare un'altra parola, virale in questo modo. Però il fenomeno è bottom up, non è top down. E questo crea opportunità. E rischi e opportunità, come sempre nel mercato. Ora, io vorrei, ecco, la rapidità è una cosa impressionante. E direi che poi quello che è stato detto sui benefit, eccetera, sì, d'accordo, non credo che sia tanto importante, non credo che sia questo che cambia, sono le aziende che cambiano. ESG, perché l'ESG? L'ESG non è solo un'indicazione di che cosa deve fare, ma il valore dell'ESG è l'indicazione di che cosa non si deve fare. È la ricerca dei... Perché valgono le ESG? Perché c'è una ricerca del rischio e quindi una volta che si ricerca il rischio, poi si elimina il rischio. Si parlava prima della ESSO. Ecco, l'Exxon Valdez, l'Exxon se lo ricorda ancora. E cosa costerebbe oggi un fatto come l'Exxon Valdez? E l'ESG è proprio per rompersi la testa, andare a vedere dove potrebbe capitare esserci qualche rischio e cercare di eliminarlo o di ridurlo oppure di tenerne conto. Quindi, ecco, io credo che questo, secondo me, ci pensavo stamattina, pensato a che ci saremmo visti stasera. Stamattina, io la mattina mangio uno yogurt, mi piace lo Yomo, pubblicità, e per la prima volta aveva dei soliti bicchierini bianchi di plastica. Oggi lo vedo marroncino e sopra c'è scritto: questo recipiente è fatto di carta riciclabile. Nessuno gliel'ha ordinato e non è neanche tanto importante. Però evidentemente ha ritenuto che quella fosse un modo non per sprecare soldi, ma per guadagnare soldi. Perché in tutto quello che sono, dovunque c'è un rischio, scusate la banalità, c'è anche un'opportunità. L'opportunità a questo punto è di stare zitto, se no non andiamo più a cena. Grazie Franco, questo lo dicevamo. No, con questo, scusate, avrei molte cose da dire a quello che ho sentito, che sono temi straordinariamente interessanti, sui quali mi piacerebbe discutere. Su alcune parti sono d'accordo, su altre no, come sempre, perché è sempre la differenza di opinioni che fa correre i cavalli, ma comunque mi chiedo scusa
le ho trovate tutte molto interessanti, le ho anche annetato molto più di quelle che sono queste poche parole, magari ci saranno delle altre occasioni, anche non digitali. Grazie. Grazie mille, Franco. Nel frattempo menziono un altro paio di domande che sono arrivate, che vi pongo l'attenzione, poi mano a mano chi vuole rispondere nel suo argomentare. Una la leggo tutta perché è abbastanza breve. Un argomento a favore di Friedman: qualsiasi sviluppo sostenibile assume discontinuità tecnologica importanti. La storia dell'Occidente dimostra che rule of law e profitto sono l'ambiente ideale per l'innovazione tecnologica. Un argomento contro: l'esternalità di mercato oggi sono di gran lunga più onerose che in passato. Ricordo una cosa, così perché nessuno se la dimentichi: nessuno ha distrutto più l'ambiente del comunismo sovietico, cioè se c'è un inferno ambientale è l'Unione Sovietica e tutti i paesi dell'est che ancora oggi ci donano il loro carbone. Quindi diciamo, possiamo parlare di società industriale, ma se parliamo di sistemi politici nessuno fa quanto ha fatto la vecchia Unione Sovietica per distruggere l'ambiente. Comunque, per la S la Cina oggi. Esatto, anche se la Cina è un ibrido, non è proprio un comunismo, è una dittatura non del proletariato, un po' diversa. Quindi, esternalità di mercato oggi sono di lunga più onerose che in passato, il profitto oggi non tiene conto spesso delle esternalità negative. Da ultimo, menzionare il gestore del monopolio del trasporto gas come esempio SG conferma che Milton aveva ragione. Potresti commentare? Non so se il commento è sul monopolio su tutto. Seconda, questa invece la sintetizzo. Vabbè, questa diciamo una cosa classica. I progetti non devono perseguire obiettivi unicamente finalizzati a dare profitto ai propri azionisti nel breve termine, ma devono creare valore per la società civile che duri a lungo nel tempo. Diciamo, questo sintetizza una serie di stimoli che sono venuti nel Q&A. Adesso vi rilascio la parola e nel fare il secondo giro, se qualcuno di voi vuole, può anche prendere spunto da queste due domande. Do di nuovo la parola ad Eric Ezechiele. Ma direi che quelle due più che domande sono affermazioni che si commentano da sole, quindi mi ci ritrovo. Io volevo fare con voi una riflessione, non avendo immagino il tempo di commentare, mi sono preso quintali di appunti su tutto quello che è stato detto, ma non credo sia questa la sede per andare puntualmente. E torno sull'ultima cosa che ha detto il dottor De Benedetti, che è stata anche la prima cosa con cui ho aperto, la non linearità dei cambiamenti, questa accelerazione che non è lineare ed è esponenziale, e che cambia le regole del gioco in un modo che non siamo in grado di metabolizzare, va al di là della nostra capacità di comprensione. Io vi chiedo di fare questo piccolo esercizio: provate a tornare al febbraio del 2020 e vi viene dato un tema, cosa succederà nel prossimo anno e mezzo? Nessuno di voi, ma neanche lontanamente, ma neanche nessuno in Italia, ma probabilmente 7 miliardi di persone, nessuno avrebbe potuto raccontare la disruption, il cambiamento, lo stravolgimento che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi. E io parlo di immaginare l'impensabile. Cioè, noi oggi siamo arrivati a tanto vicini al limite del punto di rottura di equilibri fondamentali, ambientali e sociali, per cui basta pochissimo per avere un effetto che cambia le regole del gioco. Citava prima Loser Engine Number One, un fondo da 30 milioni che cambia la governance, in 6 mesi cambia la governance di un colosso da 250 billion di revenue, di market cap. E così via, cioè gli esempi di quanto cambierà e quanto è già cambiato e quanto cambierà nei prossimi anni sono veramente stravolgenti. E io vi dico, mi piacerebbe trovarmi tra un annetto e vedere cosa è successo nei prossimi 365 giorni. Noi vedremo più cambiamento nei prossimi 3 anni che nei precedenti 100 anni e così via. E allora qui si apre l'opportunità. L'opportunità è di immaginare quello che veramente desideriamo. Qual è quel modello di business? Come dovrebbe funzionare un'azienda
in modo tale da rispondere in maniera più straordinaria possibile alle esigenze umane, che crei veramente valore per la società, che migliori, che l'impresa agisca veramente come forza di rigenerazione, no? Guidata dal mercato, guidata anche dal profitto. Questo profitto derivi dal migliorare la società e dal migliorare l'ambiente. Stiamo già andando in questa direzione. Proviamo a pensare cosa vorrebbe dire diventare intenzionali nel fare questo, facilitare questa evoluzione, perché moltissimi imprenditori e moltissimi azionisti, il mondo stesso della finanza, si rende conto che questo ha senso. Quindi non è in antitesi con gli obiettivi di business, ma anzi vuol dire preparare il business per quello che sarà un futuro in cui vigeranno delle regole completamente diverse da quelle che hanno funzionato fino ad oggi. Quindi io, ecco, vi invito veramente a fare questo esercizio e credo che se immaginiamo bene, poi possiamo anche crearla questa realtà e questi modelli che, come diceva Ventoruzzo, sono ancora a uno stadio primordiale, però cominciano ad esserci degli esempi estremamente interessanti che ci dimostrano che possono funzionare. Quindi abbiamo dei prototipi, si tratta di farli scalare, sapendo che sono, come dire, imperfetti, incompleti, però siamo qui proprio per questo, no? Per affrontare delle sfide e risolverle usando il nostro ingegno. Grazie ancora. Ugo, qui c'è una domanda per il professor Ventoruzzo, che è una domanda proprio per giuristi appassionati di contrattualisti e istituzionalisti. L'evoluzione che sta succedendo in termini di spinte normative citate dai relatori per forzare la sostenibilità delle imprese potrebbe essere vista come l'affermazione della teoria istituzionalista. Gradita un'opinione del professor Ventoruzzo, grazie. Così poi spieghi a tutti quanti cos'è la teoria istituzionalista e quella contrattualista. Diciamo, solo una piccola banda di iniziati sa di cosa stiamo parlando. Ugo, vai a te. Allora, eccoci. No, io credo che alla fine il punto su cui mi trovo molto d'accordo e sul quale di fatto dobbiamo tutti riflettere è la non linearità del cambiamento a cui stiamo assistendo e probabilmente in qualche caso la non razionalità del cambiamento a cui stiamo assistendo, ovvero quello che diceva il dottor De Benedetti è molto vero, cioè si buttano a mare, no? Enormi investimenti con degli enormi costi che decidiamo di sopportare, resi anche possibile, pensiamo al recovery plan, no? Da una situazione finanziaria particolarmente favorevole, con tassi negativi, con tutta una serie di opportunità dovute, no, alla grande finanziarizzazione che c'è stata per uscire, che è partita dal 2008 per uscire dalla crisi e che è continuata, no, con i quantitative easing, per cui sembra che effettivamente buttare tutto a mare e cambiare abbia dei costi nulli e sia effettivamente possibile. In realtà è chiaro che questo avrà un effetto sulla possibilità di creare ricchezza in futuro se questi cambiamenti non sono indirizzati effettivamente verso aumenti significativi di produttività. È chiaro che se passiamo dal cavallo all'automobile noi aumentiamo la produttività, però è chiaro che se invece facciamo tutta una serie di investimenti che creano quella che si chiama oggi la bolla green, c'erano proprio in questi giorni vari articoli su tutti i quotidiani, no? Su il fatto che tutti gli asset green sono in qualche modo andati in bolla, beh, credo che sprecare risorse possa inficiare la produttività e quindi avere un costo significativo che potrebbe in molti casi invertire il processo in maniera altrettanto repentina di quanto è stato innescato dagli eventi di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni. Quindi è chiaro che la riflessione
sia il dottore Zecchieri che il dottore De Benedetti sono due riflessioni estremamente pertinenti e che entrambe in qualche modo indicano alcuni dei rischi legati a quest'ondata alla quale stiamo assistendo e che ci dovrebbero far riflettere sui propri meccanismi, desiderabili o meno, di governo che oggi non ci sono e che probabilmente vanno costruiti il prima possibile. Benissimo. Allora, vedo forse una mano di... Eccolo qua, di Stefano. Adesso invece lo vediamo tutto. E quindi passo a lui la parola, poi la darò a Marco Venturuzzo perché facciamo concludere a Maria invece. Quindi Marco, preparati a spiegare perché i tedeschi si sono inventati la teoria istituzionalista dell'impresa al servizio del Reich. Vai Stefano. Ascoltando i tuoi commenti sull'Unione Sovietica e la Cina, però mi è venuto subito da pensare che la rapidità, la forza di questo vento che soffia, la rapidità del cambiamento, probabilmente sono il riflesso di una fase non solo di cambiamento, ma di crisi di un modello precedente di sfruttamento dell'ambiente in cui viviamo, del contorno, che probabilmente sta entrando in crisi semplicemente perché i vincoli esterni stanno diventando molto stringenti. Mi fermo qua. Marco? Ma io siccome tengo agli stakeholders, cederei anche volentieri, se non sbaglio, il mio minuto a Gianluca De Nicola, che vedo che ha alzato la mano, se non è un errore. Gianluca De Nicola ha alzato la mano, ma è tra i partecipanti. È partecipante. Non so se è consentito, ma però Adam Smith dovrebbe essere libera, no? Quindi... Ho un mio affezionato cugino che partecipa al... Bene, sono contento del senso di famiglia di Gianluca, che saluto a questo punto. Vai Marco, vai, rispondi tu, domanda dedicata. Vabbè, allora, non entro in questioni familiari. No, solo non so se risponde alla questione... Abbiamo un forte senso della famiglia, come puoi constatare di persona. No, diciamo, l'istituzionalismo, detto in modo veramente rozzo, è quel movimento per cui... che poneva l'accento, fatemi dire, un po' sull'oggetto sociale, su quello che noi diremmo l'oggetto sociale, no? Walter Rathenau che dice la famosa frase lo scopo di questa azienda non è pagare dividendi agli azionisti, ma far navigare i battelli sul remo. In quegli stessi anni, più o meno, in America, Henry Ford subiva questa sentenza a lui contraria perché i fratelli Dodge chiedevano dividendi anziché che ci si integrasse verticalmente e chiedesse e volesse, come dire, costruire le città modello per gli operai, come facevano anche degli imprenditori in Italia ben noti. E quindi sì, da quella sentenza si dice allora no, per i giudici americani è più importante il profitto e la distribuzione dei dividendi. In realtà anche quella decisione è una decisione, come hanno scritto in molti, un po' eccezionale, si riporta nei casebooks perché è un po' strampalata e molto probabilmente lo stesso Ford avrebbe vinto se solo non si fosse impuntato su una questione di principio e più furbescamente avesse illustrato le ragioni per cui integrarsi verticalmente e costruire le città per gli operai poteva andare a vantaggio dell'impresa. Io penso che l'istituzionalismo sia positivo, infatti saggiamente il codice civile italiano, se ben ci pensiamo, non si preoccupa tanto del fine della società, del corporate purpose, si preoccupa di dire che gli amministratori devono perseguire l'oggetto sociale e semmai non agire in contrasto di interessi con la società, interessi che possono includere indirettamente anche quelli di altri stakeholders, ma non prende una posizione ferma. Non è in questo moralista, lascia al gioco degli strumenti endosocietari e contrattuali influenzare gli amministratori in un senso o nell'altro. Ma proprio per chiudere, in realtà la mia
Alessandro diceva sei stato più liberista, in qualche modo è una critica che potrebbe essere letta come più da sinistra che da destra, cioè forse meglio delle regole chiare e puntuali che chiariscano cosa si può e non si può fare. E le stesse critiche, nel mio piccolo, le ho mosse anche alla formula precedentemente di moda, cioè lo shareholders value, che pure quella ha un valore prescrittivo vero molto molto limitato. Quindi la mia perplessità è forse a un punto un po' formale rispetto ai grandi movimenti culturali e sociologici di cui ci stiamo occupando, però io faccio il giurista e attenzione ad attribuire a queste formule poi un valore prescrittivo che può diventare molto incerto, molto discrezionale, molto soggetto a preferenze dell'uno o dell'altro tipo. Se mi consenti una battuta, so che ho parlato più degli altri, ma la faccio perché coglie un po' lo spirito. Quando stavamo guardando gli asili per i nostri bambini, ne vedemmo uno molto bello, estremamente... cosa la cui proprietà è nota, e mia moglie uscendo disse no, bello, però siamo sicuri di voler affidare l'educazione dei nostri figli a un fondo di investimento, perché questa era la proprietà, no? E Giulia e Pietro vanno all'asilo pubblico, ecco, quindi un po' di, secondo me, cautela rispetto a dichiarazioni che hanno una finalità innanzitutto commerciale ed economica, che poi ben venga se sono anche coerenti con fini più ampi e più nobili, però un pochino di cautela e di scetticismo credo vada messo. Certo, questo lo insegnava un signore che diceva non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che otterrai quello che vuoi, ma facendo leva sui suoi interessi. Questa è la lezione più, come dire, inossidabile dopo il principio di non contraddizione della filosofia, della storia della filosofia mondiale. Commenti di sintesi, Maria. Affidati a te. Ah, guarda, mi sembra che è stato detto moltissimo, forse io molto più pragmaticamente rispetto ai giuristi che hanno veramente una grande capacità di entrare e di fare il punto su alcune cose, vorrei ricordare il ruolo dei giovani nel grosso cambiamento che stiamo vivendo. Qualsiasi società di consumer, di prodotti di consumo, oggi guarda fondamentalmente a quello che decidono due generazioni, la generazione millennials e Z, che influenzano tutta la famiglia, perché se il signor De Benedetti, la nipotina, gli dice no, non prendere più d'ora in poi qualsiasi cosa di plastica, perché sicuramente tutta la famiglia cambia i suoi consumi. Questo è dirompente. Un documentario di Netflix può far cambiare completamente il regime alimentare della famiglia. Basta eliminare tonno e salmone. Avete visto tutti come vengono trattate, come sono le cacce al tonno e salmone nel mondo, grande documentario di Netflix, e intere generazioni eliminano quel prodotto. Quindi è anche molto difficile per la società. Le pellicce, cos'è stato con... O anche le pellicce, esatto. Però queste due generazioni sono molto importanti. Quindi il cambiamento è repentino, imprevedibile, e anche per le aziende le sfide non sono facili. L'altra cosa che mi sembrava interessante notare dal dibattito che è emerso è un po' il ruolo del pubblico, no? Come diceva Marco Venturuzzo, alcuni beni che sono tutto sommato beni pubblici come la tutela dell'ambiente eccetera non rischiano di essere troppo delegati al privato e quindi alla buona volontà degli imprenditori, alla buona governance, comunque a delle scelte discrezionali non molto controllabili. E quindi bisognerebbe forse ripensare, soprattutto in tema di recovery, al ruolo del pubblico, delle scelte di fondo e dei limiti, dei vincoli che comunque senza troppa regolamentazione bisognerebbe porre non solo agli investimenti, ma anche al modo, diciamo, alla visione della vita che verrà post pandemia, che credo che invece sia un tema che purtroppo anche politicamente è ancora un po' difficile da capire, che però riguarderà delle scelte di fondo e anche uno Stato che comunque non potrà essere totalmente delegare tutto ai privati, ma dovrebbe anche dare un minimo di indirizzi e anche quindi anche di vincoli, senza essere appunto troppo regolamentato. E qui però entriamo nel campo della politica, che per il nostro paese, come sappiamo, non è assolutamente
chiara né direi molto elaborata, insomma, nelle sue visioni. E questo però rischia anche di essere molto condizionante per le scelte delle imprese. E qui si vedrà in Europa chi ha le scelte, chi ha le visioni più chiare. Credo che la Germania e i paesi nordici ne abbiano molto di più di noi, per esempio, e quindi potrebbero avere anche dei vantaggi competitivi in ultima istanza, indirizzando meglio anche gli investimenti privati. Tutti temi, diciamo, aperti. Mi fermo qui. Grazie Maria, grazie a voi tutti. Una, dico solo una cosa per far sorridere Franco, e cioè sulle pellicce che tu hai citato. Proprio ieri ero a colazione con il capo degli affari legali di una grande casa di moda multinazionale che ha anche le pellicce. E io ho fatto lo stesso commento ingenuo che hai fatto tu, nel senso, certo che per le pellicce questo sarà un periodo di business. No, ma che scherzi, in Asia consumano pellicce come se non ci fosse un domani. Quindi questi nostri commenti sono sempre molto euro-americano-centrici, perché poi nella, diciamo, la gran parte della popolazione della terra e delle economie della terra ha prospettive per ora che sono ancora diciamo molto, molto diverse dalle nostre. Va bene, allora... grazie veramente, penso che abbiamo affrontato veramente sotto moltissime angolazioni il problema di quale sia lo scopo del business. E, come sempre, quando, diciamo, per me il segno migliore del successo di questi webinar, dal mio punto di vista personale, e quando ne esco avendo imparato qualche cosa. Siccome ho imparato molto dal sentirvi, dal mio punto di vista è stata una cosa molto molto utile, molto molto di successo per Adam Smith, quindi vi richiameremo, alcuni di voi sono ospiti, come dire, quasi fissi, però anche per coloro i quali si affacciano per la prima volta, spero di riaverli presto alle nostre riunioni e ai nostri dibattiti. Grazie a chi ci ha ascoltato, è rimasto fino alla fine, grazie a tutti voi. Naturalmente la registrazione del webinar è disponibile sul sito Adam Smith, sulla pagina LinkedIn di Adam Smith, sulla pagina Facebook, quindi è tutto disponibile per chi volesse riascoltare qualcosa. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci.